Eccole in azione alle nostre spalle le ruspe dei vigili del fuoco che stanno abbattendo la villetta bunker che per lungo tempo fece da nascondiglio all'ex superlatitante della camorra casertana Michele Zagaria, arrestato il 7 dicembre 2011 proprio qui a Casapesenna dove il boss è nato. La polizia dovette sfondare diversi muri nell'abitazione per individuare il sotterraneo dove si nascondeva il numero uno dei casalesi. 12 giorni per abbattere la villetta, entro giugno qui sorgerà un parco, il parco della rinascita, e per mettere in sicurezza il sotterraneo. Un'intera giornata storica per l'intera zona, presenti tra gli altri anche il procuratore nazionale antimafia Melillo ed il ministro dell'interno Piantedosi, di cui ascoltiamo una dichiarazione, poi linea a voi. Giornata importantissima perché, vabbè, insomma, per il valore di concretezza che ha questa iniziativa di quest'oggi, il valore altamente simbolico anche pedagogico, da tutti i punti di vista, perché viene data, come dire, visibilità a quella che è un'azione di recupero della legalità da parte dello Stato in piena sinergia istituzioni che rappresentano tutti i livelli di governo territoriale.